Sul mio canale mi vedete struccata perché oggi facciamo la base viso perfetta per pelle matura low cost, perfetta per la primavera, quindi anche dei trucchetti che io utilizzo. Allora, direi di cominciare subito. Tra l'altro, vedete che sapete che ho fatto il laser da poco, ci mette un po' la pelle a guarire, circa 30 giorni, e quindi ho ancora dei rossori più del solito, ma è perfetto perché così almeno potete vedere effettivamente come si può gestire la base anche non avendo la pelle perfetta, ok? Ad esempio, io anche in primavera cerco coprenza. Comunque, parto idratando le labbra, uso l'olio di Mercier Andy, il Lip Oil, che tanto ha un profumo di frutta che adoro. Mi piace sempre molto idratare le labbra intanto che lavoro sulla base. Poi, una cosa che a me piace molto molto fare, anche per utilizzare meno fondotinta possibile, perché oggi io utilizzerò, credo sì, il Super Stay di Maybelline, perché adoro il fatto che è una skin tint, quindi dalla texture leggera, long lasting, con vitamina C, ma che ha anche un po' di coprenza. Nel caso potreste tranquillamente usare, ad esempio, la crema colorata di Wet n Wild, che vi consiglio da anni, se volete un po' meno coprenza, o se volete un fondotinta bellissimo a coprenza media, perfetto, stupendo su pelle matura, infatti l'ho regalato anche alla mia mamma. Revolution Skin Silk Luminous Serum Foundation. Io utilizzo il colore F5 ai peptidi. Questo siero per questo fondotinta per pelle matura è bellissimo, coprenza media. Col Maybelline stratifico un po' di più, ma mi piacciono entrambi. Vi do solo delle opzioni. Per mettere meno fondotinta possibile, utilizzerò questo di Rimmel, che è il Multitasker Better Than Filter Primer Highlighter and Glow Booster. Questo è tanto tanto simile allo Charlotte Tilbury. Ormai sul mercato ce ne sono un treno di dupe potenziali, ma la cosa che mi piace di questo è che forse è leggermente meno luminoso. Senza forse, meno luminoso di Charlotte Tilbury, però dà una traslucenza naturale alla pelle che sembra glossata più che luminosa nel senso di micro-mica riflettente e lo trovo bellissimo. Questo ovviamente un minimo ci darà uno step up di coprenza, aiuterà a uniformare l'incarnato e quindi lo uso come primer per mettere meno fondotinta possibile. Prima cosa. Allora, in realtà questo video doveva essere la seconda parte della skincare routine perfetta per pelle matura, anti-age, low cost, ma ho deciso di dividerli per non farvi un video di 5 ore. Quindi io in questo caso avrei già l'SPF, ma tutta quella parte la vedremo in un altro video. Parto con lui, quindi non userò il primer perché lui sarà il mio primer, però le rughette gli diamo un aiuto. Revolution Pro, lo primer stick, ok, che si può usare anche per le labbra, ma io lo metto nel naso labiali. Nelle rughette della fronte, se ho qualche poro che ho io, però avete capito, zampe di gallina. In questo modo do qualche colpo del prodotto dove ho delle rughette, appunto. Questo è un primer setificante che ovviamente pialla ed è perfetto da usare come base, anche se non usate un primer specifico per pori o rughe, per comunque lavorare le zone che ci interessano di più. Piglio il multitasking, shaky shaky shaky, multitasker, ok? Io lo utilizzo nel colore 001 Fair. E che cosa faccio? Non lo metto su proprio tutto il viso, o meglio, potete, dipende quanto volete stratificare, ma a me piace molto concentrato, zigomatico, la parte bassa della fronte. Perché bassa? Perché qui andiamo invece con le ombre, quindi questa, non ho messo troppo qua, questa zona, tutta questa, questa. Questa, e di solito ne metto un puntino qui, anche dove metterò il correttore. Poi prendo la sponge, ho cercato di usare anche tutti, di inserire tutti i tool low cost. Queste sono le spugne di AOA, quello tutta 1 euro del sito Shop Misei, che però trovate anche sul sito di Amazon, solo che costano di più. Però ce n'è un sacchetto pieno, cosa sono 8, 10, cioè, e sono ottime queste sponge, secondo me. E semplicemente lo faccio entrare nella pelle. Questo è veramente bellissimo e molto bello anche come base per il correttore. E se avete la pelle super perfetta, potreste usarlo anche da solo. Non è il mio caso. Poi, a questo punto, piglio il Maybelline,
Io utilizzo un mix tra il colore 10 e lo 03 perché non esiste il mio colore perfetto, io sono un mix tra questi due, ma nel caso se dovete scaldare un fondotinta eccetera sapete che c'è il meraviglioso dupe del Drunk Elephant di Bronzy di Bondi Sand che si chiama B Bronze con squalane e burro di Copassù. Questo prodotto è ottimo, ve l'ho messo anche nelle scoperte low cost, è bellissimo anche semplicemente per scaldare leggermente il fondotinta, io lo uso moltissimo, ma in questo caso miscelo i due, ne metto un po' sulla mano, piglio un po' del 3, più del 3 che del 10. Questo è un prodotto che io amo alla follia di Maybelline, il Super Stay 24 Ore Skin Tint con vitamina C, proprio perché rende la pelle, secondo me, molto bella, ha un bellissimo finish, ottima, ottima durata, e cerco di metterne il meno possibile perché poi lavorerò col correttore. Tra l'altro, a tal proposito, stavo pensando una roba. Allora, se volete più coprenza, ok, ma sto parlando dei punti luce, il mio adorato 05 di Maybelline, stupendo, meraviglioso, ok, però con una pasta da correttore. Se volete un effetto defaticato, luminoso, che sembra quasi di mettere una crema contorno occhi fresca, quindi con meno coprenza, stupendo, Max Factor Miracle Pure Eye Enhancer Color Correcting Caffeina e Vitamina C 01 Rose. Se avete un sottotono caldo invece lo 02 Buff, che è più giallo pescato. Ok? Dipende il livello di coprenza che cercate, sono entrambi secondo me meravigliosi per pelle mature. Piglio al volo il mio 05 di Maybelline e vado a posizionare la mia luce in questo modo, un puntino qui, basta. Ora voi potreste dirmi: giù, vabbè, posso pigliare una BB cream, metterla con le mani, ho fatto la base. Certo, io vi sto facendo vedere come mi piace a me una base anti-age, ma tridimensionale, ok? Cioè che nonostante non sia full coverage, nonostante non sia pesante, perché se vedete i prodotti vanno sempre in spazi dove non c'è o c'è pochissimo prodotto precedente, che però vi dia proprio quell'effetto estetico bello, ok? Tra l'altro vi posso garantire che tutti i prodotti che utilizzeremo oggi, ma che vedrete da soli, hanno veramente la resa estetica di un prodotto di lusso, davvero, con una performance incredibile e un prezzo secondo me fantastico. Ora, adesso piglio Maybelline e lo vado a pressare dappertutto, ma non so, ho messo pochissimo prodotto, cerco di metterne il meno possibile. Perché? Perché più si va avanti con gli anni, più si hanno rughette, avvallamenti, cedimenti strutturali, più la base risente di un'eccessiva stratificazione. E semplicemente lo spingo con la sponge nella pelle, bene dappertutto. Più o meno in questo modo. Ora, io ho messo poco fondotinta, non mi interessa che la pelle sia perfetta, perché tanto se no avrei fatto una base super full coverage, quindi ho messo veramente poco fondotinta rispetto almeno a quelli che sono i miei standard. Detto questo, potete scegliere se fare lo step ulteriore del correttore oppure no, dipende quanto la volete leggera la base. Io vado sempre col Maybelline l'Instant Anti-Age 01 Light. E dove lo metto? Lo metto appena nel contorno occhi e tra le ciglia, perché ho bisogno di un pochettino più di coprenza lì, dove ho macchiette o brufoletti o quelle robe qua, modo, dove ho dei rossori, senza però stratificarlo dappertutto, in questo modo. E poi prendo in questo caso il pennello da correttore, quello del set di Sosu, bellissimo, che vi ho messo qualche mese fa nelle scoperte low cost. Questo set è straordinario secondo me, e semplicemente lo spingo bene nella pelle. È il momento di settare la base. Ora abbiamo varie opzioni: una cipria per tutto il viso, anche occhi, che vi consiglio da tanto tempo, che per pelle matura è stupenda, secondo me è la ELF Halo Glow Setting Powder, anche perché meno è full matte, ma comunque settante, meglio è. Oppure una cipria compatta che mi piace tantissimo per i punti luce, per settare il perioculare, è la Brighten Up Banana di Essence. Questa è fantastica, vi basta prendere un pennello, non so, tipo questo è quello di Jessup del set che copia Morphe, fare questa cosa e guardare in alto e pressare il prodotto, setta e illumina senza però appesantire, ok? In questo modo. Ma una scoperta fatta di recente che è
è questo duo di Morphe, ok? Queste sono due taglie deluxe, ma c'è sia quella per tutto il viso, sia quella rosa per il cuore oculare di ciprie. Si chiama Totally Set Mini Brightening and Set Powder. Allora, c'è la Brightening Pink, che è bellissima per il contorno occhi, anche perché non è che diventa rosa sulla pelle, ma ha questo effetto illuminante, rimanendo però non full matte, ok? E poi invece c'è la Translucent, che è quella per il viso. Ora, se volete un effetto, un risultato sulla pelle più leggero, prendete un pennellone e la pressate. Se volete un effetto più piallato, utilizzate un puff. Questa è di Revolution, è sempre low cost, ok? Però io lavoro un po'. In questo caso per una base anti-age lavoro il più possibile il prodotto sulla mano e poi lo applico, così ho un effetto piallato ma sembra che io non abbia quasi messo la cipria, perché tolgo praticamente quasi tutto il prodotto, lo metto, lo tampono bene sulla mano e poi vado di precisione praticamente e applico. Praticamente io ho un sacco di cipria sulla mano, che è quella che tolgo, e la metto mettendone poca. La differenza è che questa non è troppo matte, ma è comunque matte, ha questo effetto levigante, piallante, bellissimo. Invece la Halo Glow di Elf è un pochettino più radiosa. Non è shimmer, ma non è neanche matte, ok? Dipende proprio dai gusti, ok? Poi prendo un po' della Elf, non è assolutamente necessario questo step, lo faccio solo così per farvi vedere la differenza, anche se in camera non è che si percepisca molto, ma dal vivo sì. Due, per avere non la base troppo full matte, quindi avere delle zone un pochettino più radiose e delle zone tipo i pori dove ho bisogno di levigare un pochettino più matte. Ma ripeto, questo è uno step assolutamente, è un di più, è assolutamente totalmente facoltativo. Okay. Comunque il segreto è poca cipria, meno è più, ok? Perché se no o abbiamo la pelle grassa o altrimenti ci sembra che la base sia troppo cipriata, ok? Però questa base vi garantisco che dal vivo soprattutto è molto molto bella, perché ho la pelle perfetta, ok? Però non sembra come quando io faccio di solito la base, ok? Non si è messo spiegata. Poi, ovviamente, questo tipo di base si può ridurre al minimo mettendo un prodotto tipo il multitasker miscelato alla crema colorata di Wet n Wild sulla mano, applicata e saluti e baci, ok? Possiamo togliere step, ma un video così sarebbe stato inutile, ok? Però l'importante è che questi sono tutti prodotti, secondo me, molto belli su pelle matura e molto performanti esteticamente. Quando facciamo queste cose, ovviamente le sopracciglia, io le ho fatte prima per comodità, un po' si possono rovinare. Dopo ripasserò la Geisha Brow di Astra, che secondo me è una matita per sopracciglia low cost, veramente favolosa, e semplicemente ripasso un po' di prodotto laddove vedo che con la cipria si è un po' schiarito. Ecco, tutto qua. Io di questa utilizzo il colore 03 Brown. Ok, andiamo avanti con bronzer, blush e via discorrendo. Dunque, un prodotto che ho scoperto di recente molto bello è di Lovely e si chiama Hot Chocolate Face and Body Bronzer. Ce n'è un treno, sono 15 grammi. Profuma anche di cioccolato, non come la Too Faced, però profuma. E nonostante sia un po' polverosa, avendo una pressatura delicata, ha questo effetto quasi cremoso sulla pelle e questo colore molto neutro, vedete? Non è troppo giallo, non è troppo arancio. E quindi mi piace molto, devo dire. Sulla terra c'è bisogno di meno specificità per pelle matura, però questo è un prodotto molto low cost che vi consiglio assolutamente. Prendo un pennello, questo qua era di Peaches and Cream, non credo neanche che li facciano più, ma poco importa, anche qua tolgo l'eccesso e vi insegno un segreto. Se avete rughette, macchie, brufoli, avete fatto le correzioni, meno fate questa cosa, meglio è, perché tendete a spostarla. Quindi semplicemente pressate il prodotto nella posizione che vi interessa. Una volta che l'avete pressato, potete sfumarlo, ma dopo, in modo che il primo strato di prodotto è andato giù ed è tutto molto più facile, ok? In questo modo. Poi vi dico la verità, io sono abituata a lavorare su basi molto più settate e molto più coprenti, quindi come dire, ho sempre difficoltà a lavorare su una base così, perché mi sembra sempre che oh no, si vede l'imperfezione, oh no, è tornato fuori il rossore, è scorrendo. Però alla fine, insomma, si tratta di abitudine, ok? Poi a me piace sempre fare questa cosa col
col puff della cipria, mi piace uniformare senza aggiungere prodotto, eh. Si tratta solo di avere un risultato anche dal vivo il più naturale possibile, dopodiché andrò a pulire tutto con questo dopo, ok? Quindi stessa cosa, bordi del naso, tanto dopo io prenderò un prodotto da contouring e in quel caso sarò invece più precisa, ma qui voglio dare un effetto più bronzato. Quando lo applichi lo senti, il profumo di cioccolato. Tolto l'occhino, sì. E poi ovviamente qui va a gusti, no? Cioè ne applicate finché siete soddisfatti, ma la cosa meravigliosa di questa cipria, di questa terra, oltre al fatto che si sfuma splendidamente, è il fatto che è veramente neutra, sembra quasi un è un ibrido tra un contour e un bronzer, cosa che io personalmente apprezzo molto. Poi, ve lo consiglio da anni, Soda, mia polvere da contouring preferita della vita, sembra quasi in crema, ormai vedete che qua si inizia a vedere il pan sotto perché inizio a finirla, meno male che ho comprato un backup, e io la utilizzo nel colore 101 Coffee Cake. Ma, recente scoperta fantastica coreana, Judy Doll Contour Palette Duo, questo è un prodotto ibrido, cioè vedete che se lo schiaccio fa così, perché è come un cream to powder, e questa è ancora più fredda. Avete la polvere proprio grigia quasi e la polvere contour, che però una volta messe sulla pelle, vedete, sono bellissime. Queste qua sono bellissime, secondo me. E ovviamente, avendo questa texture ibrida, tendono a enfatizzare zero la grana della pelle o le imperfezioni. E utilizzo il pennello di Vela UE del duo. Questo è correttore. E in questo caso faccio un mix. O è questa, riesce a prelevarle sia con il pennello sia con la sponge in realtà, ok? Però sono bellissime e sono veramente fredde, sono più fredde di Soda, e semplicemente vado nelle zone di profondità dove ho messo adesso il bronzer, dove voglio un pochettino più di definizione. Dopo non vi preoccupate se non siete super precisi, perché io poi vado a ripulire. E questa qua mi piace tantissimo metterla col dito qua. Crea un'ombra incredibile, ti fa le labbra che sono il doppio. Mi piace anche enfatizzare un pochettino la forma del mento, proprio perché dà maggior struttura al viso. E poi ovviamente, vabbè, vado a rendere più freddi e più definiti i contorni, solita tarantella, e mi concentro dove si presenta il doppio mento o il cedimento strutturale della base viso. Qui non ho bisogno di scurire, non mi interessa, voglio lavorare però bene questa zona qua. In questo modo. E poi cosa faccio? Riprendo la mia terra e rendo il tutto bello omogeneo e smooth, ok? Anche questi sono step ulteriori, non è obbligatorio, potete essere super precisi nella prima fase d'applicazione, saluti e baci, a me piace farlo personalmente, e mi piace ammorbidire il naso in modo che non sia troppo definito. Una volta fatto questo, prendo una cipria compatta, polvere libera, come volete. Io prendo la banana di Essence e vado a pulire bene il bordo in modo che sia il più scolpito possibile, ok? Però vedete che non lo lascio in posa e lo sfumo perché non lo voglio troppo pulito. Io tendo a non amare molto i grafismi né sul viso né sugli occhi, su di me. Preferisco il risultato un pochettino più naturale, personalmente, gusto mio, ovviamente. Allora, non so perché, ma se io mi guardo nello specchio da lontano mi sembra che qui ci sia un po' una macchia. Se mi avvicino non la vedo più. Facciamo così. Allora, scusate, la banana. Ci vado su, così la schiarisco e poi tiro e si dovrebbe percepire meno. Tanto poi ci vado anche col blush, però mi piace che tutti gli step una volta finiti vadano bene. Dal vivo questa base è bellissima, io spero che in camera renda, perché dal vivo è super fresca, super scolpita ma naturale, ve lo giuro, dal vivo è stupenda, stupendo, stupenda a mio avviso. L'unica cosa, volevo pulire un pochettino ancora di più i contorni, ma mi sarebbe servito un fondotinta in polvere, ma l'ho messo in valigia. Ah no, ce l'ho qua. Beh,
Ok, qua baro un attimo, non è low cost, è il fondo compatto di Fenty Beauty e tra l'altro non ricordo il colore perché non ho più l'etichetta, fantastico. Ma lo prendo nella parte bassa del pennello, lo voglio un pochettino più morbido qui. E poi ho finito in questo modo qua. Questo è molto buono perché ha un effetto molto naturale, molto meno matte dei classici prodotti di fondi in polvere. Il mio preferito per l'estate, lo sapete, è quello di Shiseido, ok? 150 Lace tutta la vita, però questo è molto carino anche per pelle matura, secondo me. Però vabbè, oggi ci focalizziamo sui prodotti low cost. Ok, andiamo avanti col blush. Un blush fenomenale per pelle matura, per me, è quello di FV Liquid Blush. Sono meravigliosi. Io ho due colori, l'Honey 02, che è più, come posso dire, vedete, tipo un pescato rosato. Questi sono, sembrano, ragazzi, sembrano Rare Beauty, parliamoci chiaramente. E poi ho il colore 01 Believe, che è, vedete, più Mango Tango. Forse, oh, come sono belli tutti e due. Forse provo a metterne uno un po' più acceso, tanto poi ci vado su con un blush a pH reagente che è stupendo. Comunque, ne metto come sempre sulla mano e lo massaggio. Mi piace distribuirlo in modo omogeneo perché sul viso poi ha un risultato più omogeneo, semplicemente. Tra l'altro ho bagnato troppo la sponge prima e non mi piace quando è troppo umida perché diluisce i prodotti, però il risultato è super fresco, super juicy, è una roba, questo blush, questa marca di blush è una roba meravigliosa, cioè si fonde letteralmente con l'incarnato dando questo risultato che otticamente ti rimpolpa le guance, cioè se non li avete provati fidatemi di me, provateli, se amate quelli di Rare Beauty provateli perché non troverete differenza. Ok, hanno un effetto sulla pelle veramente spettacolare. Ok, poi questo colore è un po' più stratificabile, l'altro è un pochettino più carico di pigmento, però questo dà questo effetto freschissimo alla pelle che è una cosa bellissima. Ne metto anche un po' sul ponte del naso perché dà freshness al viso. Come sempre mi alzo poi verso la tempia, questo ottengo un effetto molto liftato e vedete che sono stata anche molto alta col blush perché trovo che questo scolpisca verso l'alto moltissimo. Ora, dov'è? Pennello della Cipria, senza che io abbia aggiunto nessun prodotto, quindi solo quello che ho usato, ci passo sopra velocemente. Fare questo step mi aiuta a far sì che il blush in polvere non faccia grip in zone troppo umide del blush. Potrei assolutamente lasciarlo così, è meraviglioso, okay? Però a me piace anche col caldo, perché qui ad esempio oggi c'è settarlo, e di recente ho scoperto questa bomba qua di Revolution che si chiama Neo Pink. È un blush che reagisce col pH, mi ricorda tantissimo quello di Dior, devo dire la verità. Ok, voi lo vedete, sembra rosa acceso, però poi lo metti sulla pelle, lo lavori e diventa più rosa customizzato, più caldo di quanto possa sembrare visto qui, che ovviamente è freddissimo, esattamente come Rosy Glow, specialmente prima versione. Ho comprato questi nuovi pennelli di Essence, ne ho presi due in realtà, uno per gli occhi, che però oggi non mi serve, che è, boh, non lo so, e questo qua che è, boh, non lo so, perché non c'è il numero, comunque è quello da blush, così a goccia. E piano piano, senza me, esattamente quello che ho fatto prima, guardate, oh, guardate la bellezza di questo blush, ve l'avevo detto! Questo è, in due secondi, boom, ti dà, cioè tu lo vedi qua, è rosa freddo come le notti d'inverno, e invece poi man mano che reagisce con la pelle diventa un rosa customizzato. E allora devo dire la verità, come diceva, se non sbaglio, Diego Dalla Palma, il rosa, il blush rosa, varie, poi le varie tonalità di rosa in base ai vostri gusti, al vostro sottotono eccetera, è il colore che sta bene a tutti, dai 0 ai 150 anni, cioè col blush rosa non potete sbagliare davvero, è sempre elegante, rinfresca tantissimo l'incarnato, e questo qua è una bomba a mano, quindi ve lo dovevo segnalare. E così è fatto. Ora piglio Astra Light Therapy 01. Io sapete che anni fa usavo solo blush in polvere. Negli anni ho rivalutato le gioie dei blush in crema, ragazzi. Devo dire che non avrei mai pensato. Ora, questo è intenso, però è un intenso molto molto elegante, secondo me.
su pelle matura, ok? Io ne faccio uscire un po' sulla mano e una volta che ho chiuso l'uscita del prodotto lo tampono. Vedete quanto sto alta rispetto a dove ci può essere il reticolo di rughette? Questo è un modo perfetto per illuminare senza però enfatizzare troppo i segni, ok? Se invece desiderate un po' di illuminante, ormai ne metto pochissimo, mi piace proprio questo effetto glossato, leggero e basta. Però nel caso un blush, un illuminante in polvere fantastico per pelle matura è l'highlighter Reloaded Just My Type di Revolution, perché è cotto e invece che avere un effetto metallizzato ha un effetto pelle bagnata. Cioè guardate che roba, cioè, ti fa l'effetto pelle bagnata senza quasi che si veda l'illuminante, è veramente secondo me bellissimo come prodotto. Adesso ne metto un po' giusto per farvi capire cosa intendo. Poco prodotto e ha un effetto glass skin che è spettacolare davvero. Io poi sapete che riprendo sempre il pennello del blush, ci tampono sopra senza mai aggiungere prodotto, perché questo fa fondere gli strati insieme e dà più freschezza, per i miei gusti quantomeno. Ok, ora noi avremmo finito con la parte di setting e di recente ho scoperto questo è il NYX The Marshmallow Setting Spray. Questo è un setting spray alcolico, è un setting spray che nasce quando il trucco deve durare ed ha un profumo di pasticceria incredibile. La cosa che mi piace è che comunque è stato arricchito da niacinamide e da degli estratti che comunque apprezzo, e semplicemente vado e in questo modo, ottima micronizzazione, ottima durata, a mio avviso. A questo punto noi avremmo finito, ma tanto che ci siamo vi faccio al volo le labbra con delle opzioni. Tolgo ovviamente il lip oil che avevo messo prima completamente, ripiglio il mio primer labbra stick perché è anche labbra, ne metto pochissimo giusto perché così il rossetto mi dura di più e non enfatizza le rughe orizzontali delle labbra. Abbiamo varie opzioni. Un'opzione molto carina è quella della Lip Stain di Astra, come vi ho fatto vedere nel video su YouTube. Quindi la metti, tamponi, quindi lasci solo la tinta e poi vai su con un olio, un gloss, ad esempio un gloss meraviglioso per labbra mature a mio avviso è questo qua di Revolution, il Vegan Collagen Peptide. Questo è trattamento e colore nel colore appunto Stripped. Guardate la bellezza, è sottile, ok? Quindi non migra, non si muove, enfatizza il rosato naturale delle labbra e ti fa questo effetto meraviglioso, dupe di quelli famosi tipo Rode, aiutatemi, Nude Sticks, eccetera. Bellissimo, stupendo. E anche questo ad esempio sta benissimo sopra alla stain di Astra. Le stain di Astra sono pazzesche. Oppure un'altra opzione bellissima per labbra mature, matita labbra. Io scelgo la Deborah 2-in-1 Gel Contour and Lip Liner 02. Questa è waterproof, naturale, molto levigante, e la metto nel contorno in questo modo e poi riempio tutta la superficie. In questo modo già ho il primer, poi metto anche la matita, ho una base labbra super stralevigata e sopra ci vado con uno di questi qui di Elf. Quale potrei mettere? Questo. Questi qua sono i Put Clout Lip Plumping Pen, questo è il colore, non si legge, no ragazzi, vi giuro che non si riesce a leggere, aspetta. Mettiamo col faretto, magari il faretto ci aiuterà. Perché aperta la fotocamera, non lo so. Rosta Mauve. Busta Mauve! Mamma mia, è illeggibile. Ok? Faccio due colpi. Ne metto poco, come potete aver visto. E così ho un effetto lucido, rimpolpato, ma con una base super levigata e che ha grip. Ovviamente poi tutti i rossetti in bullet, quello neanche da dire, quelli stanno dove li metti. Un'altra opzione bellissima che ho scoperto di recente è questa, è un prodotto coreano
che si chiama Color Gram Fruity Glass Tint. Questa è rosa, mi avete chiesto di mostrarvi più prodotti rosa, guardate che bello, poi profuma di frutta in un modo incredibile, e questo è il colore 07 Shy Guava. Che cosa fa questo prodotto? Allora, ha questo effetto inizialmente che sembra disomogeneo, lo so, infatti io lo stendo sempre con le dita, poi ok, io lo metto col dito, lo stendo, e qui abbiamo un effetto di colore semi lucido, poi però il lucido se ne va e rimane questa sottile stain rosata, che però non è mai secca, non è come le stain acquose, perché questa ha una base più cream, ok? E dà questo effetto naturale alle labbra, ma con un colore che sta assolutamente fermo, e io lo trovo veramente stupendo. Adesso voglio infatti prendere altri colori, dopodiché potete aumentare ad esempio la definizione dei contorni. E questo è quanto, questo è il mio consiglio per una base secondo me bellissima per pelle matura per la primavera, ma come vi ho detto all'inizio potete anche togliere degli step, io ve l'ho fatta vedere completa come la faccio anche su di me, e dal vivo l'effetto è super tridimensionale, super perfetto, è proprio bella bella bella. Io spero di cuore che il video vi sia stato utile, se così è stato e se ne volete altri mettete un bel pollice in su, fatemelo sapere nei commenti così lo so, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, trovate tutti i prodotti ovviamente qua sotto, un bacione, buona domenica!